Mentre sul web è stata creata una petizione per raccogliere firme a favore di infermieristica Isernia, a livello politico la polemica resta altissima. Nel solito rimpallo di responsabilità, la città di Isernia continua a perdere pezzi. Tuttavia, alcuni dubbi sorgono analizzando i documenti che hanno portato all'attivazione del corso di laurea nel capoluogo di provincia. Andiamo però con ordine e proviamo a fare chiarezza, partendo da una delibera di giunta della regione datata 2013, mai annullata né modificata, che rinnova in proroga il protocollo d'intesa tra Regione, Neuromed e Sapienza. In pratica, in assenza di un nuovo protocollo, si ritiene rinnovato quello vecchio. Perché allora sospendere il corso di laurea di Isernia? Possibile che il casus belli sia dato da una ipotetica comunicazione della ASREM dello scorso mese di febbraio, nella quale l'azienda sanitaria annuncia alla Regione di non poter più pagare i docenti in convenzione sanità, chiedendo nel contempo di rivedere il protocollo per reperire le risorse necessarie. La Regione Molise, in deroga al protocollo del 2013 che prevedeva un tavolo tecnico tra Regione, Sapienza e Neuromed, ha scritto di proprio pugno una nuova convenzione, inviandola all'attenzione del Rettore della Sapienza. Ma v'è di più, dalle dichiarazioni della Regione Molise sembra siano disponibili 80.000 euro, 26.000 euro l'anno, per il prossimo triennio. Perché questi fondi non vengono trasferiti ad ASREM per il pagamento delle docenze affinché possa essere pubblicato il nuovo bando? Sarebbe questo l'unico modo per salvare l'anno accademico in attesa del nuovo protocollo. Infine, la convenzione iniziale che si ritiene scaduta riguarda anche il Neuromed. Perché l'Istituto di Pozzilli viene escluso dalla nuova convenzione? Sono subentrati in questi anni atti ufficiali che evidenziano un'attenzione diversa rispetto al corso di laurea di Isernia? Vale la pena ricordare che Neuromed è ancora infermieristica attiva a Pozzilli, mentre Isernia ha perso anche questo corso di laurea dopo aver già chiuso già igiene dentale.